parlando della mia gestione, questa è stata una partita che voglio vedere sempre, ecco, nel senso che chiaramente bisogna essere più bravi a concretizzare, più bravi a rifinire, però finalmente ho visto una squadra che ha giocato con personalità. Pasquale Marino cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno e andare oltre il risultato. Prove di ottimismo da parte dell'allenatore del Bari al termine della partita di La Spezia, dove Vicari e compagni hanno ceduto il passo a un avversario arrivato a metà dicembre con il numero 0 alla voce, vittorie casalinghe. Il tutto prima di incrociare i biancorossi, protagonisti di un primo tempo di altra pasta rispetto a quello visto nelle precedenti uscite, ma ancora una volta incapaci di far male agli avversari per primi. Non è un caso che la terza sconfitta nelle ultime quattro partite coincida anche con la terza partita a secco di gol. Abbiamo creato qualche buona opportunità, l'abbiamo sbagliata, qualche ingenuità l'abbiamo commesso, però per me oggi è la strada quella da proseguire e questo ci fa ben sperare, a differenza della settimana scorsa dove certamente non giocavamo così, ecco. Cosa aspettarsi allora da questa coda di 2023, anno solare che il Bari chiuderà con la sfida casalinga al Cosenza e la trasferta di Santo Stefano a Genova contro la Sampdoria? Di certo il Bari sarà chiamato a tenere a debita distanza la zona playout, ora distante 4 punti, e di provare a riprendere contatto con i playoff, oggi a meno 6, tirarsi fuori dal centro della classifica che spesso fa rima con mediocrità, quella che sul campo ha caratterizzato gran parte dei primi 17 turni di campionato a tinte biancorosse. Nuova sconfitta, antichi vizi, questo è il sottotitolo della puntata numero 17 in questa stagione di Chiacchiere da Bari. Buonasera cari amici di Telesveva, Bari che arriva da questa sconfitta, la terza nelle ultime quattro partite, 1-0 sul campo dello Spezia nell'anticipo del venerdì, la classifica l'avete vista, poi la tratteremo, soprattutto Bari che va verso due partite in 3 giorni, molto importanti, probabilmente decisive sia per orientare la campagna acquisti di gennaio e anche a questo punto per il futuro. Tecnico, tanti altri temi nel mezzo, sullo sfondo c'è anche l'aspetto societario, tutti argomenti che tratteremo questa sera. Lo facciamo in compagnia di Nicolò Del Vecchio, giornalista del Corriere del Mezzogiorno. Buonasera Nicolò. Buonasera Luca, buonasera a tutti. E di mister Massimiliano Tangorra. Buonasera mister. Buonasera Luca, a tutti i telespettatori. Facciamo così, per mettere ordine, grazie alla regia di Davide Del Mastro, ci vediamo quelli che sono stati i risultati dell'ultimo turno di campionato, appunto il 17esimo, terz'ultima giornata del girone di andata, Bari sconfitto alla Spezia, le vittorie casalinghe di Brescia sul Como e Feral Pisalo a sorpresa sulla Cremonese, pareggio in Modena Cittadella, blitz della Sampdoria a Reggio Emilia, soprattutto del Südtirol, 3-2 in rimonta a Venezia, Ascoli batte Catanzaro 1-0, Cosenza Parma 0-0, Palermo Pisa 3-2, Lecco battuto dalla Ternana per 3-2 in rimonta in casa. Come è cambiata la classifica per effetto di questi risultati? Il Bari è in undicesima posizione, superato da Brescia e Sampdoria. Samp che ha anche 2 punti di penalità da scontare, sarebbero 24 sul campo. Bari che è a meno 6 dalla zona playoff rappresentata dal Modena ed è a più 4 sui playout ad oggi se li giocherebbero Ternana e Reggiana. Ovviamente potete commentare su WhatsApp mandandoci messaggi al 346 035 6314. Parto da mister Massimiliano Tangorra. Bari che cercava continuità alla Spezia dopo la vittoria contro il Südtirol, l'avevamo definita un'aspirina, un brodino, ecco, quella partita. I malanni restano ancora lì. Sì, perché la squadra da questo inizio del campionato non ha mostrato certi valori tecnici che potenzialmente ci si aspettava tutti. E del resto, dopo un'annata come quella dell'anno scorso, tutti pensavamo di dover assistere a un campionato su quello spartito, cosa che invece purtroppo non sta accadendo, vuoi anche perché la rosa è stata, direi, quasi rivoluzionata. E a mio avviso, col senno del poi adesso è facile dirlo e constatarlo, ma in tempi non sospetti io personalmente avevo dato, ecco, avevo dato un giudizio su questa scelta che si è rivelata come tale. Cioè,
nel momento in cui una squadra arriva a giocarsi la Serie A fino a 30 secondi dalla fine con il Cagliari, vuol dire che ha dei valori e questi valori vanno mantenuti. Questo non è stato fatto e chiaramente il mercato poi ha cambiato questi, ripeto, ribadisco questi valori tecnici e dunque poi anche con il cambio di allenatore è chiaro che diciamo, la situazione si è un po' complicata. Nicolò, Marino, lo sentivamo nella copertina di Davide Suriano, dice vorrei vedere questo tipo di prestazione, poi chiaramente ha precisato il concetto dicendo dobbiamo essere più precisi sotto porta, dobbiamo durare 90 minuti e non 45, però hai questa sensazione, cioè che il Bari si sia talmente abituato a una mediocrità tecnica in questa stagione che anche un buon primo tempo, ma non di più rispetto a quello visto alla Spezia, va a suscitare soddisfazione, o comunque moderata soddisfazione? È così, decisamente così. Il Bari di questa stagione è stato talmente mediocre, hai detto benissimo tu, che anche un primo tempo da 6, perché parliamo di un primo tempo da 6 e non di più, sembra chissà quale impresa. Purtroppo Marino ha detto che vorrebbe vedere sempre un Bari così, in realtà un Bari simile lo vediamo tutte le settimane, cioè vediamo un Bari che gioca per un tempo e per l'altro sparisce dal campo, un Bari praticamente inoffensivo lì davanti, un Bari al quale basta una distrazione in difesa per prendere gol, e un Bari che veramente molto raramente sa reagire. Quindi purtroppo il Bari è sempre stato questo durante questa stagione e di sicuro non può bastare appunto un primo tempo appena sufficiente per essere soddisfatti, ci vuole molto molto di più. E questo molto di più però penso possa arrivare soltanto dal mercato di gennaio, perché di fatto i giocatori sono questi, li abbiamo visti durante praticamente tutto un girone. È difficile secondo me che si possa fare diversamente dato diciamo il materiale a disposizione. Diciamo. Ci arrivano i primi messaggi da casa, un amico ci dice: se una squadra con le ultime tre della classifica subisce due sconfitte e un pareggio dopo aver visto ribaltare un 2-0 e il suo allenatore parla di bicchiere mezzo pieno, allora si tratta di vino inacidito. La stagione della vendemmia è un po' alle spalle, diciamo, il pieno della vendemmia l'abbiamo un po' superato, però la metafora rende abbastanza bene. Non a caso noi la nostra prima grafica LEDWALL l'abbiamo ribattezzata Tutti responsabili, adesso ce la farà vedere anche la regia di Davide Del Mastro sullo sfondo, perché a questo punto le responsabilità vanno a pioggia, dalla società a chi fa la squadra, a chi ha composto la squadra, o meglio a chi invece poi in campo ci va, perché è un dato di fatto che più di qualcuno stia andando ben al di sotto delle attese. Coinvolgo nella discussione, ecco, con Mattia Ramu, che è uno dei simboli diciamo delle difficoltà attraversate sin qui dal Bari, coinvolgo nella discussione anche la nostra Stefania Di Michele, che è in collegamento da Bari. Buonasera a te Stefania. Ciao Luca, buonasera a tutti. Allora, siamo entrati nel vivo dell'aspetto tecnico, poi toccheremo anche il tasto societario, perché ieri è stata una domenica pazza, i telefoni di tutti hanno ricevuto messaggi inoltrati da svariati gruppi in cui si facevano nomi di acquirenti, nomi di trattative, nomi di affari in itinere. È chiaro, la piazza è in fibrillazione, qualcuno secondo me si diverte anche poi ad alimentare notizie di un certo tipo che poi non trovano corrispondenza. Stefania, è così, sul campo dobbiamo fare i conti con i limiti ormai palesi di questa squadra. Qualcuno, anche forzando la mano, diceva ma in questo momento neanche Guardiola cambierebbe volto al Bari. È chiaro che è un'esagerazione, però c'è un fondo di verità nella cosa. Beh, Luca lo stai dicendo forse ormai da tempo negli studi di Chiacchiere da Bari. Io ho sempre creduto che il cambio di allenatore non avrebbe cambiato assolutamente nulla, perché io da incompetente rispetto a voi di calcio ho visto da subito dei limiti tecnici e delle difficoltà di alcuni giocatori arrivati a Bari in condizioni lo possiamo dire fisiche non ottimali, quindi voglio dire, sentirmi dire che Aramu non può giocare dopo tre mesi perché deve ancora arrivare al 100%, io mi chiedo di che professionisti stiamo parlando, oppure come sono arrivati
arrivati a Bari in maniera molto schietta, lo dico Luca, e quindi sì, ci sono dei limiti tecnici evidenti, nessun allenatore in questo momento potrebbe fare molto di più di quello che abbiamo visto fino ad ora, qualsiasi allenatore, quindi il problema non è Marino così come il problema non era Mignani, Luca, io l'ho sempre sostenuto e continuerò a sostenerlo. Allenatori a un allenatore, ereditare un lavoro, ereditare una squadra che non hai costruito non è mai facile. Marino, a mio parere, ha provato a trovare una stampella, questo 3-5-2 che non è che fosse proprio calcio spettacolo, ma almeno era una squadra solida. Ora il ritorno alla linea 4, paradossalmente con lo spartito che il Bari conosceva meglio, sta ottenendo ancora meno. Beh, a questo punto io credo che non si tratti di scelta di modulo. Un gruppo di calciatori, se non riesce a diventare squadra nel minor tempo possibile, gli si può mettere qualsiasi vestito addosso, non riuscirà mai a produrre gioco, a produrre gol. Quindi dal mio punto di vista non è una questione di tattica, di modulo, ma di formare un gruppo che nella sua omogeneità cerchi di fare i risultati e quindi di diventare squadra. Questo a mio parere non è ancora successo. Concordo con Mr. Tangorra. Facciamo così, vediamoci e ascoltiamo le parole di Pasquale Marino e Francesco Vicari nel post partita e poi torniamo per riflettere anche sugli spunti che lasciano in eredità. Forse non ce l'abbiamo ancora, le andiamo a lanciare a breve. Facciamo così, Nicolò, anche parlando dell'aspetto formazione, restiamo su questo. Ritorno al 4-3-3, centrocampo Cuzzupias, Benali, Maita. Anche questo è un elemento di riflessione. Benali, che l'anno scorso arriva per giocare 20 minuti a partita, adesso è diventato un titolare quasi inamovibile in questa situazione. Maita ha dato lievi segnali di ripresa alla Spezia, Cuzzupias mi sembra un giocatore che continua a durare un'oretta sul campo, però è proprio lì probabilmente che si palesano le differenze con il Bari dell'anno scorso. Sì, perché appunto dicevi bene, Benali è arrivato per giocare 20 minuti, diciamo tutta la questione di Benali e del regista ha a che fare con quel tema del vice Maiello che di fatto non è mai arrivato, se ne parla da 3 anni, cioè da quando Maiello è arrivato praticamente al Bari si cerca un vice che non è mai stato trovato. C'è da dire anche che comunque le ultime prestazioni di Benali sono state migliori rispetto alle precedenti, anche qui niente di particolarmente scintillante, però sicuramente un Benali migliore rispetto a quello visto fino a questo momento. Quanto agli altri due a centrocampo, anche Maita, lievi segnali di miglioramento, però gli ultimi mesi di Maita non sono assolutamente stati sufficienti. E su Cuzzupias non posso che darti ragione, cioè Cuzzupias si vede che è un giocatore che ha delle qualità, è stato nella prima parte della stagione anche tra i migliori probabilmente sì. Del Bari di Mignani, però al 65esimo sparisce dal campo. Cuzzupias, tra l'altro, nella partita contro lo Spezia ha sulla coscienza questa azione che stiamo vedendo su questo led wall che probabilmente non vedono da casa, però quel colpo di testa sprecato lì da... lì si deve fare gol. In tanti hanno avuto la lacrimuccia ricordando Benedetti che in area ci entrava in maniera assolutamente differente. Vediamocele con l'aiuto della grafica le formazioni schierate da Marino proprio in quella del picco di La Spezia. Facciamole scorrere, regia, perché vorrei arrivare all'ultima, che secondo me è proprio il manifesto poi delle difficoltà e dei limiti in organico, anche numerici, che questo Bari ha. Arriviamo, regia, andiamo oltre, che entra Pissardo, poi Brenno per fortuna sta bene, giocherà sabato. Ecco, il Bari ha chiuso così, con questa linea offensiva in cui c'è solo un attaccante, che è Nasti, dove Di Cesare è stato ancora una volta l'uomo più pericoloso, con Belloma a destra, Moracchioli a sinistra e Giuma sui palloni alti. Benali faceva il centrale con Vicari. Ecco, Mister Tangore, poi coinvolgerei anche Stefania Di Michele. Cioè, questa squadra alla fine ha solo due attaccanti, Nasti e un Dio che negli ultimi anni le sue 7-8 partite all'anno le aveva sempre saltate. Quest'anno a Bari ha avuto questo problema alla schiena, con operazione, con rientro almeno a inizio febbraio, da quello che ci raccontano. Però alla fine il Bari ha scommesso sull'attacco con tante mezze punte, però alla fine servono i centravanti in questo calcio. Anche l'anno scorso il Bari di attaccanti ne aveva 4, tutto sommato. Ma ebbene sì,
Una squadra di calcio, se non ha chi finalizza il gioco e quindi che traduce in gol le azioni di gioco, rimane sempre monca. Può essere bella vedersi, può essere una squadra che sa palleggiare bene, che magari mantiene il possesso palla per la maggior parte della gara contro gli avversari, però se non finalizza con il gol, alla fine poi contano i risultati e anche per quelli poi si viene giudicati. Io parlo sia da allenatore che per quanto riguarda i giocatori. E dunque questa squadra, sì, è vero, deficita dal punto di vista di quel reparto che è appunto avanzato, di giocatori di ruolo, ma anche in altri ruoli io continuo a vedere magari giocatori che più o meno si adattano, che non hanno continuità di prestazioni, quindi il fatto di vedere, io per esempio ricordo Benali nel Pescara, nel sì. Crotone come mezzala. Infatti non è un play, è adattato. Maita invece lo ricordo come play. Ha giocato quanti livelli nel suo ruolo. Esatto, Maita invece come play nel Catanzaro, perché me lo ricordo quando ho iniziato a giocare in Serie sì, C. Sì. E quindi anche lo stesso Aramu non è una punta, può essere un trequartista, può essere una mezzala offensiva. E quando quindi ci sono più di due, tre giocatori che giocano fuori ruolo, dopo... secondo me i problemi vengono ancora di più a galla. Vengono fuori. Vediamoci le pagelle di Daniele Devezze, che oggi non è in studio con noi, però tornerà dalla prossima puntata. Regia, vediamoci insieme. Ovviamente ci sono tante bocciature. I voti più alti sono per Brenno 6,5, Di Cesare 6,5, Maita 6,5. Per Ricci, faccio le veci di Daniele che mi ha chiesto insomma di spiegare, Ricci fino all'errore sul gol era da 6,5 per Devezze, però quell'errore è troppo pesante perché poi decide di fatto la partita. Le bocciature sono lì davanti, 5 Aramu, 5 Nasti e aggiungo anche il 5 a Morachioli. È significativo perché Morachioli entra male nella partita, non dà quel pallone a Maita, insomma genera questa sensazione diffusa in alcuni calciatori che non, in tanti non siano propriamente, non Nicolò Del Vecchio, sul pezzo, ecco, mettiamola così, non abbiano questa fame di dimostrare quando entrano, cosa che invece l'anno scorso si vedeva. Sì, sì, decisamente. No, la fame è sicuramente l'elemento che manca a questa squadra, lo si vede negli atteggiamenti sia di alcuni di quelli che partono dal primo minuto, sia da parte di chi entra. E secondo me Morachioli è emblematico da questo punto di vista. L'anno scorso parlavamo di Morachioli come di un ragazzo che effettivamente entrava e spaccava le partite, entrava proprio con un atteggiamento diverso. Quest'anno, per vari motivi che magari non si conoscono, le sue prestazioni sono calate come quelle di tutta la squadra, però non è la prima volta che Morachioli entra e non incide, oppure incide negativamente, perché quel pallone che non ridà a Maita è un altro possibile pallone dell'1-0 che il Bari ha sprecato. E poi l'elemento della fame manca veramente in tantissimi titolari. Io ho visto, abbiamo visto un Aramu quasi sempre, non dico svogliato, però fuori dalla partita. E dico di più, anche le prestazioni di Nasti, che è vero è un centravanti che magari preferisce giocare con un attaccante a fianco, però da un centravanti ci si aspettano delle prestazioni migliori, anche le prestazioni di Nasti, non so se per mancanza di fame o per difficoltà di adattamento tattico, però non sono sufficienti ormai da un mese a questa parte. Sì, a me Nasti sembra patire tanto soprattutto spalle alla porta, ma era una cosa della quale ci avevano avvisato alcuni suoi ex allenatori, su tutti Davide Dionigi, ci aveva detto già in estate, lui è bravo nell'attacco alla profondità, è bravo a stare in aria, deve crescere tanto nel fare gioco, nel fare da collante. Sulle pagelle non posso però non coinvolgere, perché la tradizione va rispettata, Stefania Di Michele nella analisi. Sei d'accordo, Stefania? Perché ti dico, Daniele Devezze temeva di essere stato anche un filino generoso su un paio di valutazioni. Io sono più cattiva, Luca, però tutto sommato, ripeto, sono d'accordo con Daniele, soprattutto sul 5 a Ricci. Prima spiegavi le motivazioni di quel 5 a Ricci, è vero, ha fatto una gran bella partita fino a quando poi però non sbaglia, e poi di fatto causa quell'azione che cambia poi tutta la partita. Però sostanzialmente sono d'accordo con tutte le insufficienze di Cesare.
Brenno ci sta la sufficienza, anche Aschik secondo me ha fatto una buona partita, per quanto questa partita possa essere definita buona, Luca, perché per me è stata una partita equilibrata. Molti hanno usato il termine equilibrato, sì, è stata una partita equilibrata, però di fatto una partita che niente ha a che fare, secondo me, con le compagini che volano alte a questa Serie B, cioè una partita abbastanza noiosa, diciamo così. Diciamo non bella tra due squadre in difficoltà, perché Spezia e Bari quello erano alla vigilia, due squadre in difficoltà. Leggero time out sull'aspetto tecnico per poi andare anche poi sull'aspetto societario, perché stamattina è stata occasione per presentare da parte del Museo del Bari il calendario 2024 del Bari con maglie storiche che tornano protagoniste. E allora sentiamo un po' i promotori cosa ci hanno raccontato. Come sempre, tutte le iniziative del Museo del Bari sono collegate poi a una beneficenza. Quest'anno abbiamo scelto, anche con l'aiuto di Pietro Petruzzelli, due chiese della nostra città, e quindi ci auguriamo che la vendita dei calendari vada bene come l'anno scorso, per poter così aiutare queste due parrocchie. Questa è una maglia molto importante perché la maglia della semifinale è raggiunta in Coppa Italia dal Bari nella stagione 83-84, donata e scambiata fra Giorgio De Trizio e donataci da Nanu Galderisi, all'epoca nel Verona, insomma in procinto di scrivere la sua pagina più importante, ed è una maglia veramente importante per la nostra collezione, che ci mancava e che adesso insomma fa parte della nostra famiglia. Appoggiata alla maglia abbiamo il calendario, che possiamo vedere che sarà ricco di tante belle immagini e sorprese. Abbiamo una bellissima maglia risalente alla stagione 69-70 con anche pallone e scarpini risalenti a quel periodo. Andando avanti, altre immagini bellissime, ad esempio qui viene immortalato il Teatro Piccini, insomma un calendario che anche quest'anno merita di entrare nelle case di tutti i tifosi biancorossi. Tornano insomma queste maglie storiche, una bella iniziativa griffata Museo del Bari. Facciamo così allora, andiamoci a vedere un po' una grafica che riassume le delusioni tecniche del Bari, perché non mancano i giocatori che sin qui non hanno inciso, e su questo poi vorrei il vostro parere. Che abbiamo fatto? Abbiamo messo in fila i cinque giocatori dai quali ci si aspettava di più, non queste, parlavo grafica delusioni, regia, i cinque giocatori che diciamo al momento tra minutaggio e capacità di incidere non hanno convinto, ovviamente. Ecco, perfetto. E questa Acampora, Aramu, Diofra, Botta e Juma, storie diverse, le abbiamo posizionate per minutaggio. Acampora è quello che ha giocato di più, e Juma sta aumentando il suo minutaggio nelle ultime settimane. Frabotta è scomparso da Brescia da fine ottobre, non si hanno più segnali nelle scelte di Marino. Soprattutto Mister Tangora, mi concentro sui primi tre, che hanno tre storie diverse. Acampora ha avuto tanta fiducia, ma non si è praticamente visto la Campora promesso, mettiamola così, da Polito, il giocatore in grado di strappare, di dare un cambio di passo. Aramu, lei l'ha già, tu l'hai già anticipato, però vorrei tornarci. Probabilmente è vittima anche di un equivoco tattico, perché non si è capito quale sia precisamente il suo ruolo. Diop paga delle noie fisiche. Beh sì, da Campora obiettivamente ci si aspettava di più, visto il suo trascorso a Benevento. Lo stesso Aramu è un giocatore che a Venezia ha fatto vedere, insomma, cose egregie, però da trequartista, ecco perché poi magari io parto sempre dal presupposto che poi è fondamentale nel calcio, cioè che ogni giocatore va inserito e va fatto giocare nel proprio ruolo, quello naturale. Lì ci si può e si può chiedere il 100%, diversamente può essere sempre un giocatore che si adatta e quindi non sempre può esprimersi al meglio. Per quanto riguarda Dio, è chiaro che lui a Modena ha fatto molto bene, ma il problema di Bari, come io mi ripeto sempre quando vengo chiamato in causa, è sempre la solita minestra. Insomma, Bari è una piazza molto esigente, una piazza che ti dà molte pressioni,
dove si mastica calcio, dove diciamo la tifoseria è abituata a calcio di un certo livello, perché ha sempre disputato campionati di Serie A e di Serie B, e quindi i valori sono elevati, per cui chi arriva a Bari deve avere, secondo me, delle qualità caratteriali prima elevate che tecniche e tattiche. Quindi quando, a mio avviso, un giocatore non si esprime al meglio, non rispetta quelle che sono le aspettative, secondo me ha dei problemi da questo punto di vista. Voglio, diciamo, essere anche un pochino, ma non malizioso, osservare l'altro lato della medaglia. Se rivediamo regia la grafica, qui coinvolgo Nicolò e Stefania, poi a breve pronto anche Lorenzo Sibilano in collegamento, sono 5 giocatori tutti in prestito. Cioè, non è che avere tanta gente in prestito non aiuti ad alimentare questo senso di appartenenza. Poi qualcuno può dirmi, ma occhio, il Frosinone l'anno scorso è andato in A con 13 giocatori in prestito, però... Non lo so, Luca, perché poi se ci pensi, l'anno scorso comunque Foloruncio era in prestito, Benedetti era in prestito, quando è arrivato Salvatore Esposito era in prestito. Salvatore Esposito? Sì, è Sebastiano. Sebastiano, infatti. Sebastiano Esposito era in prestito, eppure loro non hanno mai fatto mancare l'apporto caratteriale, oltre che tecnico in campo. Tutti un po' più giovani di questi giocatori. Tutti un po' più giovani di loro, magari anche meno affermati di loro, perché effettivamente è vero che Foloruncio veniva da 2 ottime stagioni in Serie B, però Esposito veniva da parecchie delusioni, Benedetti non si doveva affermare nessuno. Sul fatto dei prestiti non lo so, non riesco a leggerla in questo modo, perché comunque si tratta di tanti giocatori che devono riscattare delle stagioni non felicissime. A Campora appunto è finito in Serie C col Benevento, Aramu dopo un buon inizio col Genoa poi è sempre più sceso nelle gerarchie di Gilardino, Frabotta viene da una stagione vincente ma nella quale ha giocato poco perché poi si è fatto male, e Dio invece doveva dare continuità a una buona stagione a Modena. Quindi secondo me è vero, è giusto metterli insieme, però ognuno vive poi delle... Ha una sua storia, sì. Prima di andare da Stefania Di Michele coinvolgo Lorenzo Sibilano, ex difensore del Bari, ex vice allenatore del Cosenza. Buonasera Lorenzo intanto. Buonasera a tutti. Lorenzo, da chi conosce bene Bari, io resto sull'aspetto senso di appartenenza, ti chiedo, in questa squadra lo vedi in maniera sufficiente rispetto a ciò che Bari chiede? Beh, lo dovrebbero avere tutti, secondo me, a prescindere. Sono sempre dell'idea che quando uno veste qualsiasi tipo di casacca debba avere senso di appartenenza per la squadra con cui gioca, quindi... Io penso che loro ce l'abbiano, perché sanno in che piazza sono venuti, sanno che Bari è un'opportunità importante per loro, a prescindere dal fatto di essere di proprietà o in prestito, quindi non vedo questo tipo di problema, secondo me. Non vede Lorenzo Sibilano questo tipo di problema. Vado da Stefania Di Michele, che conosce bene anche gli umori poi del tifo. Stefania, da un paio di settimane nel mirino dei tifosi ci sono finiti anche i giocatori, diciamo dalla partita di Lecco si è un attimino valicato quel confine che proteggeva i calciatori e isolava le critiche sull'aspetto societario. Tu come ti poni in questo posizionamento, scusami la ripetizione, della tifoseria? Guarda Luca, io principalmente credo che sia giusto il messaggio che vuole lanciare la tifoseria. È chiaro che all'inizio era chiaro a tutti che quando si parla di giocatori in prestito, prima state parlando di giocatori in prestito, è chiaro che mancasse quello che era l'obiettivo, quindi è chiaro che dopo il calciomercato di agosto i tifosi se la siano presi principalmente con la società. È vero anche che però in campo poi scendono i giocatori e i giocatori comunque devono mostrare in qualche modo un senso di appartenenza, che è quello che chiedono poi i tantissimi, dobbiamo ricordare, seppur in questo periodo siano sempre meno, e questo è un dato che secondo me va sottolineato anche in trasferta, se vogliamo.
anche se erano comunque tantissimi, oltre 300 alla Spezia, però ecco, credo che sia normale poi che si addossino colpe anche a chi scende in campo, sebbene onestamente io non credo che la responsabilità sia interamente loro, ovviamente, perché i limiti tecnici quelli sono dei giocatori, le scelte sono state fatte dal direttore sportivo in primis, probabilmente, non lo so, coordinandosi con l'allenatore all'epoca Mignani e di comune accordo con la società, però insomma secondo me il principale responsabile di questa stagione fallimentare è stata perché questo è questa stagione fin qui è la società. Darsi solo le spalle in questo momento, lo chiedo a mister Tangor e a Nicolò Del Vecchio, in classifica chiaramente. È giusto guardarsi alle spalle perché il campionato fino ad oggi dice questo, i numeri non mentono mai e la squadra non a caso appunto, come dicevo prima, non si forma soltanto con giocatori o con le cosiddette figurine, ma bisogna formare una squadra che diventi gruppo, che abbia voglia di sacrificarsi, di lottare, di aiutarsi in campo e ripeto, io non vedo ancora da questo punto di vista la squadra ben motivata e ben coesa e quindi l'obiettivo principale deve essere assolutamente quello della salvezza. Poi è chiaro che il campionato di Serie B ha sempre dimostrato di poter emettere dei verdetti a sorpresa, proprio perché è un campionato molto, gli stessi risultati di quest'ultima giornata, sì, di questo giornata weekend sono proprio paradigmatici del campionato. Si può perdere e vince contro chiunque, quindi è molto equilibrato e bisogna fare, ecco, secondo me bisogna fare attenzione. Nicolò, a tal proposito faccio vedere a te anche a Lorenzo Sibilano, com'era la classifica alla 17ª giornata un anno fa, perché se qualcuno ecco, la vedesse di colore diverso, in verde ci sono le quattro retrocesse, poi il Brescia è retrocesso ai play-out ed è stato, lo sappiamo, ripescato, però guardate un po' il Brescia dov'era, era settimo con 24 punti, il Benevento ne aveva 21, gli stessi del Bari ed era dodicesimo, la SPAL già stava calando, il Perugia diciamo è l'unica squadra che non si è quasi mai tirata dal fondo della classifica, però questa classifica deve essere un promemoria, secondo me, di cui tener conto. Sì, sì, deve essere un promemoria di cui anche in positivo, conto. Scusami, perché vedi dove era il Venezia e poi dove ha finito il campionato. Anche lo stesso Cagliari, credo che più di uno spettatore stia facendo dei gesti scaramantici in questo momento, vedendo il Benevento con gli stessi punti del Bari. Però per ricollegarci al discorso di prima, non si può non guardare principalmente alle spalle, perché la classifica che dice che la zona play-out è più vicina rispetto alla zona play-off, e le ultime partite dicono che il Bari ha perso contro Lecco e Spezia, che sono squadre sotto in classifica, diciamo in una posizione inferiore di classifica rispetto al Bari, per quanto lo Spezia abbia valori diversi. Per cui sì, decisamente l'importante, lo si dice già da qualche giornata, è fare più punti possibili di qui alla pausa e poi diciamo per avere un tesoretto rassicurante di punti. Il problema è che questo tesoretto fino a questo momento non è per niente rassicurante. Ecco, Lorenzo Sibilano, quando Marino dice l'ambizione è vivere alla giornata, probabilmente intende proprio questo, cioè intende dire che occhio che la Serie B è un campionato troppo imprevedibile per quelle che sono le condizioni del Bari permettersi di fare programmi a medio-lungo termine. Assolutamente, è troppo imprevedibile come campionato, guardando la classifica dell'anno scorso. Se poi guardiamo le quattro squadre, erano quattro squadre che puntavano a vincere il campionato. Avevano speso tanti soldi e ambivano comunque a un campionato di vertice, invece sono retrocesse, quindi dobbiamo stare sempre attenti. Dobbiamo cercare di dare continuità di risultati, perché se si è altalenanti comunque poi la classifica diventa deficitaria. Ormai abbiamo visto che squadre che lottano comunque per salvarsi come Lecco, specialmente quando va in determinati campi, è molto difficile. Allo stesso tempo squadre come Spezia, che comunque squadre attrezzate, sono squadre che sono attrezzate, si mettono in difficoltà perché hanno delle qualità. Non dimentichiamoci la squadra che ha fatto lo Spezia per poter vincere il campionato, poi purtroppo è partita male e quindi si è trovata nei bassi fondi, però per me sono squadre attrezzate.
Noi dobbiamo cercare, sì, come ho detto te, di fare più punti possibili di qui alla sosta e poi capire come intervenire e puntellare la squadra nel migliore dei modi. Lorenzo, appunto, visto che gennaio si avvicina, da osservatore, da addetto ai lavori, secondo te quali caratteristiche il Bari dovrebbe immettere in questo organico, al di là dei ruoli? Parlo proprio di caratteristiche. Beh, io la disamina che ho fatto è che mi sembra una squadra che possa fare non tantissimi moduli. Infatti Marino poi ha cercato a un certo punto di provare la difesa a 3, poi ha ricambiato. Diciamo che per me era una squadra costruita per Mignani alla fine. E infatti anche lo stesso Marino all'inizio ha cercato di fare 4-3-3, poi ha visto che non c'erano tante punte esterne, l'ha modificata, ora è ritornata. Chiaro che se mercato lo farà Marino, quindi di sicuro si cercherà di prendere delle punte esterne per poter fare il modulo a lui più congeniale. A me sembra una squadra che possa fare soltanto modulo in questo momento. Sì, una squadra che sta avendo difficoltà anche in zona gol, quint'ultimo attacco. Prima di salutarti ti chiedo proprio di Nasti, che tu hai conosciuto come tipo di giocatore, e sta un po' soffrendo proprio da terminale centrale in questo 4-3-3. Sì, lui ha bisogno, vabbè, abituato a giocare da solo, ma principalmente anche con una punta a fianco, quindi peccato che si è fatto male Diop, perché secondo me era una coppia interessante, con magari Sibilli o Aramu alle spalle, potevano creare difficoltà alle difese. Per me è un attaccante completo che farà parlare di sé e in questo momento sta attraversando comunque delle difficoltà come tutta la squadra, quindi non è facile quando poi sei giovane tirar fuori, diciamo, dalle difficoltà la squadra, però lui si farà apprezzare perché comunque è un ragazzo caparbio, è un ragazzo che ha carattere, le caratteristiche comunque che servono secondo me in una piazza come Bari, e comunque ci potrà servire. Chiaramente a gennaio capiremo, almeno da ciò che ho letto, ci sarà bisogno comunque prendere un altro attaccante o comunque in altri ruoli, poi saranno loro che faranno le giuste disamine. E allora, mi piace poi sentire parlare alla prima persona plurale quando si parla del Bari, come fa Lorenzo Sibilano. Lorenzo, ti ringrazio per la disponibilità, ti auguro buone feste, visto che tra una settimana grazie sarà Natale. A voi, tanti auguri, un abbraccio al massimo. Grazie. Ciao, ciao Lorenzo. Grazie, ciao, grazie Marco. A Lorenzo Sibilano. Ovviamente parlavamo dell'aspetto societario, lo teniamo sfumato, ne parliamo per qualche minuto adesso. Abbiamo questa grafica Ledwall che dice società, fine del silenzio. No, andiamo con l'altra, questo è l'aspetto tecnico, abbiamo l'aspetto societario, esatto, perché domani che succede? Convocati gli auguri natalizi con la stampa del presidente Luigi De Laurentiis. Da quello che abbiamo appreso non ci saranno interviste vere e proprie, ma delle dichiarazioni a microfoni spenti che si potranno poi riportare. Francamente qui, mister, interpello un attimo i colleghi, poi vengo anche da te sull'aspetto comunicazione. Nicolò Del Vecchio, secondo me, sarebbe stato più propizio convocare una conferenza stampa prima ancora di questi auguri di Natale. Probabilmente sì, e quindi questo significa che la risposta alla domanda fine del silenzio è no. Se non ci saranno, diciamo, dichiarazioni ufficiali, non ci sarà una vera e propria conferenza stampa, significa che il silenzio della società continua, e secondo me in un periodo così complicato delle rassicurazioni, un qualsiasi messaggio da parte di una società mai contestata come in questo momento potrebbero servire. Invece si sta percorrendo questa strada e insomma il silenzio non ha mai portato a nulla di buono in realtà. Vedremo se cambierà qualcosa oppure se, diciamo, questa indicazione che vi è arrivata relativamente alla non ufficialità delle dichiarazioni del Presidente cambierà. Dovesse rimanere così, diciamo, non lo so, non riesco a interpretarlo in maniera particolarmente positiva. Per me sarebbe auspicabile, diciamo, cambiare, o comunque sarebbe stato auspicabile avere due momenti diversi: prima una conferenza stampa e a seguire, due o tre giorni dopo, gli auguri di Natale, che sono un momento di convenevoli, sono certo. Un momento conviviale. No, Stefania Di Michele, poi su questa riflessione ti saluto.
Luca, diciamo, se cambierà qualcosa è soltanto per merito di chi ne sta parlando in questo momento, non nostro, ma di tutti i colleghi che sono certa la penseranno come noi. Io mi sento presa in giro, francamente, lo dico in maniera molto serena, come mi sono sentita presa in giro nel corso di tutto quest'anno. La stampa deve essere rispettata, lo dico non solo nell'ambito sportivo, ma in tutti gli ambiti, perché molto spesso si perde proprio il fulcro di quello che il giornalista è. Io è lì che mi arrabbio. Tu non ci puoi invitare, per quanto possa essere una cosa carinissima, l'abbiamo sempre accettata perché è un momento di convivialità, un momento per unirsi anche e per poter chiacchierare anche a telecamere spente. Ma tu, santo cielo, non parli con noi da 6 mesi, da 7 mesi, da 8 mesi. Ma cosa convochi a fare l'incontro per fare gli auguri di Natale? È lì che mi sento presa in giro io. Tra l'altro, senza avere l'opportunità di poter fare delle domande con i microfoni. Quindi noi non avremmo neanche l'opportunità di mostrare in TV quello che viene detto in quella conferenza stampa. Quindi, ripeto, se le cose dovessero cambiare è perché evidentemente diciamo dietro c'è stato un movimento da parte di noi giornalisti che hanno portato a un cambio di programma, e spero che sia questo, ovviamente. Io sono d'accordo su questo, cioè il discorso non è sugli auguri di Natale, perché la convivialità c'è e dovrebbe essere un momento isolato, e ci ricordavano giustamente dalla società che anche l'anno scorso è andata così: auguri di Natale, dichiarazioni a microfoni spenti, e ognuno poi ne ha fatto tesoro. Però l'anno scorso Luigi De Laurentiis ha parlato molto più di quest'anno, e sarebbe stato auspicabile veder proseguire su questa linea. Grazie intanto Stefania, poi ti sentiremo nella puntata post Sampdoria Bari, dobbiamo ancora collocarla sulla programmazione di Telesveva, ma contiamo di averti. Intanto auguri di buon Natale. Auguri di buon Natale a tutti, ciao. Mister, diciamo, la sensazione è che anche dal punto di vista della comunicazione rispetto all'anno scorso siano stati fatti dei passi indietro. Sì, io parlerei di trasparenza, che va di pari passo con la comunicazione. Io non vedo tutta questa trasparenza da parte della società. Dovrebbe essere appunto più comunicativa, dovrebbe essere più disponibile. Del resto è nel gioco delle parti. Ognuno è giusto che abbia e si pigli e si prenda la responsabilità di ciò che fa, di quello che è il suo mestiere. Quindi, in assoluta, ripeto, trasparenza, deve sempre render conto a questa, ripeto, a questa piazza, a questa tifoseria, alla stampa, perché fanno parte del gioco, e quindi di conseguenza vanno rispettati tutti. Siccome più di qualcuno, Nicolò Del Vecchio da casa ci chiede: ma perché non state commentando le dichiarazioni di quel giornalista di Napoli? Ieri ha parlato. Perché non meritano alcun commento. Esatto, noi non ci siamo accordati su questo, ma lo Non spiego meritano perché. alcun commento. Esatto, cioè, sono insulti veramente di un becero, che mi vergogno del fatto che vengano da chi appartiene a No, questa categoria assolutamente. professionale. Ha ottenuto, secondo me, anche più celebrità di quella che avrebbe francamente meritato, però da signor nessuno è stato signor qualcuno Vabbè. per una domenica, di gloria, mettiamola così. Regia, torniamo sul campo in attesa di capire se riusciamo a collegarci con Vitaly Kutuzov, perché nella nostra grafica che il nostro Davide Del Mastro aveva anticipato, dicevamo: tutto cambia perché nulla cambi. Perché lo andiamo a vedere con l'aiuto di un'altra grafica. Da Marino a Mignani, o meglio, da Mignani a Marino, in realtà i numeri ci dicono che il cambio di passo che era stato auspicato al momento non c'è stato. Perché Mignani, 9 partite giocate, 10 punti, decimo posto, 1,11 a partita, una vittoria, 7 pareggi, una sconfitta, 8 gol fatti e 8 subiti. Marino, 8 partite giocate, 11 punti, quindi è aumentata leggermente la media punti, 1,37. Il Bari ha perso paradossalmente una posizione in classifica, a meno mezze misure, perché ha vinto 3 volte, ha perso 3 volte, ha pareggiato in 2 occasioni, 9 gol fatti e
11 gol subiti. Però Nicolò Del Vecchio, questa è un po' la dimostrazione plastica del fatto che il materiale umano a disposizione è quello. Sì, sì, ma infatti, ma è assolutamente così, cioè il Bari comunque è migliorato sotto alcuni aspetti, peggiorato sotto altri, significa che il Bari è esattamente dove era il 7 ottobre quando Mignani è stato esonerato, e quindi è evidente come se né Mignani né Marino, dei quali si può pensare quello che si vuole, si può, come dire, giudicare dei buoni allenatori, degli ottimi allenatori, possono anche non piacere, però sicuramente non sono gli ultimi arrivati, e se entrambi non sono riusciti a dare una identità a questa squadra, è evidente come il problema non sia della guida tecnica. O non sia solo della guida tecnica. È chiaro che poi le responsabilità, certo, un allenatore insomma, la mano ce la può mettere, la può inserire, però ecco, la percezione diffusa è che al di là del manico ci siano dei problemi proprio strutturali. A questo punto, mister, ti chiedo, ma parlare di un Marino in discussione, come sta avvenendo, ha senso? Cioè, il Bari andrebbe a prendere, eventualmente dovessero andare male queste due partite, un terzo allenatore, richiamerebbe Mignani, o a quel punto, visto che ha iniziato con Marino, gli hai dato fiducia, gli fai fare il mercato di gennaio? Penso sia la soluzione più logica. Non credo che con un terzo allenatore, con la stessa squadra, le cose possano cambiare in maniera così, così drastica. E pertanto io credo che, ma così come mi ero espresso anche precedentemente, il problema non era Mignani, il problema invece è stato fatto a monte nella scelta della rosa, e pertanto secondo me questa squadra, se non viene cambiata, può disputare questo tipo di campionato, non ci si può aspettare chissà cosa in meglio, non per essere pessimisti, però come abbiamo visto anche nella grafica, l'andamento è praticamente quasi uguale, identico, per cui questo la dice tutta. Spacchettando secondo me la classifica, il Bari oggi starebbe in quel gruppo tra il settimo e il tredicesimo posto per valori tecnici. Andiamo da Vitaly Kutuzov, ex attaccante del Bari, ma anche ex della Sampdoria, è il 26, c'è Sampdoria-Bari. Ciao Vitaly, intanto, buonasera. Buonasera a tutti. Vitaly, veniamo da te per parlare di calcio, ma anche perché tu segui con molto interesse capitoli societari e diciamo che nelle ultime settimane, nell'ultima settimana a Bari si è parlato anche di questa idea di azionariato popolare, Bari SPAC, che al momento, mi sento di dire, è un'idea, ma andrà molto molto strutturata a partire dal dialogo eventuale con la società. Però ti chiedo, al di là dell'aspetto singolo di Bari SPAC, da osservatore attento a queste dinamiche, quanto credi in generale nell'azionariato popolare nel calcio? Perché altrove funziona, in Italia non è ancora regolamentato, questo ci preme ricordarlo. Ma io direi è una strada, secondo me, del futuro questa, perché adesso, sul punto di vista, diciamo, velocità del mondo, un tifoso che va allo stadio vuole avere qualcosa di più, vuole avere possibilità di essere padrone di tutto quello che succede. Io dico che permette di praticamente investitore tifoso che investe i soldi nella sua società di avere qualcosa a sostegno. Qualcosa a sostegno potrebbe essere tante cose, ma fino anche scegliere i giocatori, io direi. Trovare un equilibrio, secondo me questo futuro, trovare un equilibrio giusto e adesso come oggi strumenti digitali permettono di fare tutto quello che vuoi. Pubblico deve essere padronanza a tutto spettacolo che vuole vedere, e così diminuisce anche il distacco dalla società, del pubblico, che comincia a essere un legame molto importante, perché anche un tifoso semplicemente una persona, un consumatore deve consumare bene e deve essere contento a tutto quello che sta succedendo. Per quello io sto seguendo questa iniziativa Bari SPAC, seguita anche quella dell'Inter, che è finita al mare, non lo so, secondo me ho programmata male o magari non ha avuto successo perché non ha avuto sviluppi con società dell'Inter, ma credo che quello potrà essere, diciamo, dovrebbe essere un successo nel futuro del calcio, perché tanta gioventù del pubblico che va allo stadio, che gioca PlayStation, che vuole essere partecipante di tutti gli eventi, quelli che capitano, che non solo domenica, anche durante la settimana. E io direi anche
perché io non posso fare comprare un giocatore a un pubblico se vuole vedere un giocatore che piace? Perché no? È una bella riflessione la tua, vita di un calcio magari futuribile che si potrebbe avvicinare al modello NBA per continuare, ecco, mettiamola così, a sopravvivere o comunque a crescere, perché non è un mistero che fare calcio sia diventato sempre più complesso a certi livelli. Vitali, vado sul campo, non ti interrogo sull'ultima partita del Bari, ti chiedo però in generale come stai seguendo il Bari e che effetto ti fa sapere che a Santo Stefano si gioca a Sampdoria, a Bari, purtroppo in Serie B, due piazze che tu hai toccato con mano. Ma diciamo, quello che riesco a seguire giustamente al limite di mio tempo che mi permette mia famiglia, i miei impegni, giustamente sto seguendo la storia, quello che sta succedendo, sto seguendo quello soprattutto che succede fuori il campo. Diciamo, questo amaro, diciamo, del tifoseria, sai, questi scontri con Napoli, che è Bari e Brimagni, un po' come seconda figlia di proprietà, e tifoso si sente pesante, anche io mi sento un po' pesante questa storia, però diciamo oggi come l'oggi era così e dobbiamo trovare un modo, Bari deve trovare un modo che prima o poi esce da queste situazioni, perché Bari secondo me merita Serie A, non dico domani, però una piazza che dovrebbe avere un Serie A, non dico per sempre, però un amore del pallone indiscutibile lì. E se una società piazzata bene, organizzata bene, e con tutto il bacino di utenza che c'ha, e questo amore soprattutto quello che ha, sicuramente potrai avere prima di tutto successi economici, ma non l'altro, successi anche in campo sportivi. Questo è l'auspicio, diciamo, di Natale di Vitali Kutuzov. Vitali, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, ti auguriamo buone feste e ci sentiremo più in là per parlare di Bari, ma di calcio anche in maniera diffusa. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Buonasera. Grazie ancora Vitali Kutuzov. Che idea vi siete fatti di questo concetto di azionariato popolare? Io parlo ancora di concetto perché poi il progetto non è stato presentato effettivamente. Sì, ma se non sbaglio a Barcellona, a Madrid, a Manchester. Però sono società che nascono già così, c'è questa differenza, secondo me, sostanziale. Sì, però ecco, questi sono i modelli secondo me da dover seguire, da poter imitare, perché è chiaro che noi non siamo magari ancora pronti, quindi vanno strutturate queste situazioni prima, però è chiaro che è indiscutibile che il tifoso sia una parte trainante di questo sport, così come in tutti gli altri sport, però il calcio è seguitissimo in tutto il mondo e se non ci fossero i tifosi, a mio parere non avrebbe senso giocare, e quindi ci si può arrivare, secondo me. Ci si può arrivare, Nicolò? Forse ci si può arrivare, però effettivamente al momento è ancora un'idea. Poi tutto si va a scontrare con il fatto che qualsiasi soggetto che si approccia alla società per rilevarne interamente le quote o per rilevarne alcune oppure affiancarsi deve avere, come dire, l'ok della stessa società. L'ok che non c'è stato nei confronti di Bari Spac, nel senso che in fase di presentazione è stato detto che con la società, con i De Laurentiis, non c'era stato alcun tipo di contatto né formale né informale. Il progetto dell'Inter, che aveva raccolto 80.000 sostenitori, esatto, quindi tantissimi, si è del tutto arenato proprio perché con la società non si è arrivati a nulla, a un terreno comune. Quindi diciamo ci sarà molto da lavorare. Sì, tanto lavoro da fare, peraltro da quello che ci risulta la società del Bari non ha colto proprio di buonissimo grado questo tipo di iniziativa. 120 secondi per farci presentare da Davide Franceschiello, caporedattore del Corriere Sportivo di Calabria, questo Bari Cosenza, due squadre in difficoltà, 3 punti in 4 partite per il Bari, 1 in 4 partite per il Cosenza. Ciao Davide, buonasera intanto. Buonasera a te, mi sto spostando in un posto dove c'è meno rumore. Sappiamo che sei a una cena di Natale, quindi ti rubiamo veramente 2 minuti di orologio. Che Cosenza arriva a Bari? Allora, aspetta un attimo che mi metto tranquillo, un attimo, ti rispondo. È questo, perfetto. Le macchine come ufficio, un po' per tutti, sì, conosciamo questa situazione. Ci siamo, Davide? Arriva a Bari, dici. Mi hai chiesto questo, giusto? Sì, che Cosenza ci dobbiamo aspettare, sì.
Allora, Cosenza ancora convalescente. Caserta parla di un grosso shock della squadra dopo la sconfitta del derby di Catanzaro, che notoriamente, storicamente, lascia sempre un segno nel campionato del Cosenza, sia in positivo che in negativo. Quest'anno sembra avere in qualche modo compromesso la stagione del Cosenza. In effetti non è così, perché i problemi del Cosenza erano già in nuce, già erano molto evidenti da un paio di settimane, soprattutto dalla sconfitta in esterno a Genova con la Sampdoria. Poi piano piano le problematiche si sono acuite, quindi c'è una squadra, per ritornare alla tua domanda diretta, in convalescente da questo punto di vista, che ha molta paura, molto timorosa. Con un Parma in 10 non ha saputo approfittare più di tanto, al netto di una squadra tra le più forti del campionato, però insomma si è vista che è una squadra ancora timorosa, guardinga, che ha delle enormi problematiche che deve superare, sia dal punto di vista tecnico, tattico, mentale, della prestazione fisica. Insomma, è una situazione non certo molto, molto positiva da questo punto di vista, il che si riverbera pure sulle presenze allo stadio, perché stiamo andando di minimo storico, minimo stagionale in minimo stagionale, quindi insomma il popolo rosso-blu non sta prendendo anche da questo punto di vista la situazione in modo molto positivo. Insomma, c'è voglia di rivalsa, sicuramente una squadra che vuole seguire il proprio tecnico, ma in alcune circostanze non ci riesce, quindi abbiamo un tecnico che continuamente sulla graticola. Adesso con questo pareggio è riuscito in qualche modo a mettere da parte i mugugni della società, però insomma è sempre sotto esame. Insomma, questo ti ho fatto un po' il quadro generale. Una radiografia perfetta, due situazioni direi abbastanza simili. Ti chiedo, Davide, solo in maniera telegrafica, se ci sono già indisponibili sicuri nel Cosenza sabato. Allora, oggi ho parlato con la mia fonte e mi ha detto che Canotto è sulla via del recupero, mentre non ci sarà sicuramente la possibilità di vedere Marras, molto probabilmente ci vorrà gennaio, quindi da questo punto di vista Marras non potrà essere sicuramente alla partita, molto probabilmente nemmeno Canotto, perché se ce la farà comunque, se riuscirà ad andare in panchina. Rientrano Calò e Prazelic dalla squalifica, quindi insomma il centrocampo potrebbe riassumere le connotazioni dell'intero campionato, di inizio campionato, di tutto il proseguo del campionato, e quindi sostanzialmente dovrebbe esserci una formazione quasi completa al netto di Marras da questo punto di vista. Però Canotto non lo vedo sicuramente in campo. Poi è tutto da scoprire il modulo con cui il Cosenza affronterà il Bari, perché tutti quanti qui a Cosenza pensiamo che questo 3-5-2 con cui ha affrontato il Parma sia dovuto alle assenze che c'erano sabato scorso, e a questo momento di crisi Caserta ha parlato chiaramente di un modulo che potesse dare un po' più tranquillità alla squadra. Quindi è tutta un'incognita che Cosenza vedremo a Bari, in cerca sicuramente di voglia di riscatto, insomma. Mettiamola così, lo scopriremo, due situazioni abbastanza simili. Io ringrazio Davide Franceschiello, caporedattore del Corriere Sportivo di Calabria. Ti lasciamo, Davide, alla cena aziendale, grazie davvero per la pazienza e la disponibilità. Sono stato efficiente sin dall'inizio. È andata benissimo, grazie ancora a Davide Franceschiello, siamo davvero in ritardissimo. Tra poco Davide Del Mastro ci sfuma davvero, grazie a mister Massimiliano Tangoni. Grazie a voi, grazie. Grazie a Nicolò Del Vecchio. Grazie Luca. Auguri ovviamente di buone feste. Restate su Telesveva, perché c'è Pane Amore Fidelis, è quasi prepartita per la Fidelisandria che mercoledì torna in campo con Aldo Losito e Peppino Ernesto, c'è il consulente di mercato della Fidelis, Savino D'Aleno, quindi restate su Telesveva. Buon proseguimento di serata.